ragazzi! Ciao! Oggi stiamo facendo questo video un po' improvvisato, ma era d'obbligo, perché oggi Alissa mangerà la pizza con... l'anguria! Eh sì, tutti conoscono la pizza con l'ananas, ma la pizza con l'anguria non l'ha mai assaggiata ancora nessuno, a parte chi è venuto a mangiare qui, perché siamo qui a Roma da Sei Pizza Illuminati e fanno questa pizza angurinara, cioè una marinara con l'anguria. Io non vedo l'ora di scoprire. Assurda. Va bene, quando arriverà ve la facciamo vedere. Comunque il posto è molto carino. Siamo io, Alissa e papà. Eccolo qua. Come sapete a Daniel... se sembra normale. Come sapete a Daniel non piace la pizza e quindi lui ha optato per un hamburger a casa e noi siamo venuti qua da soli. Come sarà? Come sarà? Tu che pensi? Non lo so, sinceramente. Beh, pensi che sarà buona, però non te la ordinavi, no? Io sì, così. Però anche io la voglio assaggiare, eh? Sì, ovvio. Ma è che sono un po' indecisa, è che sono curiosa. Ma non lo so perché l'anguria cotta. Però qui dicono che fanno la pizza più buona di Roma, addirittura qualcuno dice che è la più buona del mondo, quindi se non la sanno fare loro, cioè sapranno come mettere gli ingredienti, no? Infatti. Vabbè, noi stiamo parlando perché abbiamo fame, sì. E quindi cerchiamo di prendere tempo finché non arrivano a prenderci l'ordine. Vabbè, ci vediamo fra un po', ciao. Guardate la frase, in pizza we trust, noi crediamo nella pizza. Anche lei ha fame? Sì. Questa vintage Stacy, direttamente dagli anni 90 è arrivata. Sì, coccoline time. Intanto la povera Stacy, dov'è? Eccola. Prima di uscire ho detto, mi raccomando, questa trattala bene che viene dalla mia infanzia, già per terra. Non te la meriti. Le Barbie sono fatte per giocare, però no. Lei viene direttamente dagli anni 90, è arrivata fino a qui per finire per terra in una pizzeria. Quanto mi piaceva, tutta snodata, era una delle pochissime Barbie bambine e snodate anche. E guarda, ho questa cosa. È snodata anche nella pancia, perché lei faceva ginnastica. Lo so, perché si vede dalle scarpe. Anche dalla tuta. Voglio guardare le braccia. Mentre aspettiamo, Alissa ci fa vedere una cosa molto figa che ha scoperto su queste tovagliette. Che non sono tovaglie, poi sono in tipo metallo. C'è il poggia posate per tenerle sollevate. Incorporato. Cioè, che sciccheria, ragazzi. Cioè, di solito le fanno con branchi proprio staccate. Staccate proprio. Staccate. Ma quando arriva sta pizza che l'abbiamo ordinata? Ho fame. Agli altri tavoli intanto arriva. Guarda che bella. Ora me la vado a prendere una fetta. È arrivata! Eccola qua, che bella! Questa è anguria, quindi, non sono pomodorini. Il basilico, questa invece è la mia déjà vu, che neanche mi ricordo che cosa c'è, a parte i fichi, quindi anch'io ce l'ho con la frutta. E questa è quella di papà con la mortadella, altro che frutta. Va bene, vai Alissa, tagliamo una fetta e assaggiamo. Non l'avevo notato, se ne è accorto il papà, che hanno creato la forma dell'anguria con i semini fatto con il gel piccante. Dai che sono curiosa. Via il taglio. Molto meglio questa di quella Chicago style alta mezzo metro. Via con l'assaggio. Un attimo che bisogna picchiare. La prima fetta è completamente sparita. Che buona! È buona? Sì, sì. E allora devi far assaggiare una fetta, eh. Assaggio anch'io. Anzi, però non te la voglio rubare tutta, guarda, assaggio sto pezzetto. È buonissima. Però si sente proprio l'anguria. Cioè, si sente. Ma ci sta bene. Papà, anche lui l'ha presa. Anche io e papà faremo uno swap. Poi guardate che bello questo impasto. Cioè, super soffice e alto. Te lo mangerai? Già fatto. È vero.
la mia con la scarola, i fichi, le olive e la polvere di olive, insomma è buonissima veramente. Ora assaggio anche quella di papà con la mortadella. Ci sono anche altri ingredienti tipo le alici, i peperoni. Buono. Ragazzi, non ho mai visto Alissa godersi così tanto una pizza. Nemmeno io. Tua pizza preferita di sempre? Sì. Ok, adesso mangiamo però. A dopo, ciao. Ciao. Aggiornamento. La faccia di Alissa dice tutto, non ce la fa più, ma non smette di mangiare neanche i bordi, cioè neanche l'ultimo pezzo. Sei contenta? Mm-hmm. È buonissima. Io consiglio a tutti quanti di provarla perché ne vale la pena. Ok, ultimo pezzetto, missione compiuta. Non abbiamo lasciato neanche una briciola. E come dolce papà ha preso il mojito gastronomico con il rum, poi una spuma, vabbè, adesso ci dirai se è buono. Buono? Buonissimo, è proprio di mojito. È vero, sa di mojito. Insomma, promossi anche i dolci. Bene, abbiamo finito, adesso andiamo con il nostro mezzo di trasporto molto originale. Devi fare lo slalom tra il sugo che hai disseminato sulla tua tovaglietta. Aspetta, adesso provo a fare meglio. Grazie. Insomma, Alissa, pizza con l'anguria approvata? Sì, tantissimo. Cioè, non l'avrei mai detto, anzi forse un pochino sì, perché io, a dire la verità, avevo apprezzato anche quella con l'ananas. Vabbè, lo dico a bassa voce, però quella con l'anguria devo dire che è molto molto più buona. Innanzitutto non ha tutti quei filettini che ha l'ananas, non è aspra, no, come l'ananas. E poi devo dire che qui la fanno benissimo. No, ma poi proprio l'hanno fatta bene. Insomma, ragazzi, se passate per Roma, qui in zona Trastevere, venite a provare la pizza di Seu Pizza Illuminati, soprattutto quella con l'anguria, buonissima, ma anche tutte le altre. Vabbè, adesso ci andiamo a prendere il gelato. Oh, questo è il mio gelato preferito, da Martinucci.